arrivati a Ginevra. Finalmente. Avete fatto tardi e non siete in orario. Finalmente. Maria, dovevo andare a scendere. Caro, Maria, sì, la piccola Blanella è tornata a casa. Come va? Bene. Come stanno i bambini? I bambini non vedono l'ora. Cos'hai, Maria? Mi lasci qui sola sapendo che mi fa impazzire essere esclusa. Volevo sentire suonare Thalberg. Ma se non c'era? Speravo che arrivasse. Comunque ho fatto vedere a Parigi che esisto. I nostri amici, Musset e Chopin, sono dalla nostra parte. Ora però devi renderti conto che non si tratta soltanto del mio prestigio, ma anche di una questione economica. Sì, lo capisco. Lo capisco benissimo. Ma portami via da questo isolamento di Ginevra o divento pazza. Impazzisco! Sì, 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 sì. Sì, partiremo per Chamonix. Georges Sand ci ha pregato di andarla a trovare. Che devo scrivere sul registro? Liszt, musicista, filosofo, proviene dal dubbio e procede verso la verità. Madame. Ah. Proprio la 13. Non potevate darmene un'altra? Il nome dei viaggiatori, famiglia Piffel, residenti nella natura, da dove provengono da Dio, dove andranno nel regno dei cieli. Luogo di nascita Europa, la loro professione, avventurieri giramondo, stilato dall'opinione pubblica. Giorgi! Come stai, Giorgi? Guarda. Cosa? La 13? Divertente! Sarà fantastico. Ho una fame che voglio rimangiare anche voi. Ho voglia qua dentro. Prego, accomodatevi. Stai bene, Lì? Sì, sto benissimo. Felici? Oh. Ma chi sono quelli? Li conosci? Oh, no. Ascolta, sarà meglio depositare tutti i nostri valori nella cassaforte dell'albergo. Curiamoci degli errori, dei passi falsi dei combattenti della verità. Per ora lottano isolati, malati della vanità del secolo, ma questa generazione scomparirà e verranno nuovi combattenti che raccoglieranno le nostre armi ormai sparse. Sarà così. Sarà certamente così. Scritto, Franz. Tutti i musicisti si raggruppino in un'associazione comune e fondino la Federazione Mondiale dei Musicisti. Prendiamo la tua. Ecco la chiave. Cercate di avere un po' di pazienza, signora. Sapete, sono degli artisti. Staranno qui ancora per poco tempo.
Eccoci di nuovo in isolamento a Ginevra. Io ti porterò via di qui. Te lo giuro, cara. Prima però voglio incontrare questo Thalberg. Estate 1837, Noan. Invitati da George Sand, Marie e Liszt passano con lei delle settimane felici, anche se non del tutto tranquille e senza nubi. Per la giovane coppia questo sarebbe un po' difficile. Comunque, dopo la moralista e severa Svizzera, eccoci di nuovo in Francia. In questo ambiente insolitamente permissivo, Marie e Liszt, benché non ne parlino, sperano in un miracolo, e cioè che la gente accetti finalmente la loro unione illecita. Ah, sei tu. Siamo una bella compagnia. È vero, eccoci. Ho una fame da lupo. Che cosa aspettiamo? Ah, sì, hai ragione. Ma dove sono andati Liszt e Marie? No! Forza, sedetevi. Sì, subito. Prego, siedi qui. Marie, ecco. E io da questa parte. Beh, buon appetito. Come va, signora? Buongiorno. Buon appetito. Anche a te. Allora, vogliamo mangiare? Adoro questo brano, il Rondò del Viaggiatore. Sto pensando di trarne una novella, cosa ne dici? Dio mio, Marie, perché mai non vi dice niente la mia vita, la mia anima e il grande amore che ho per voi? È buono? Sembrerebbe Siete. Proprio di sì. Aspetta. Cosa fai? Tante grazie. Questo è per te. Tieni. Oh. Dividiamo anche questo. Dai, forza. No. Oh. Buono, eh? Quando Franz suona, mi sento più leggera. Tutte le mie pene diventano poesie. I miei sensi si ravvivano. Grazie infinitamente per questi splendidi 3 mesi qui a Noan, cara George. Maria, talento di scrittrice. Lo so. Spero di incoraggia la sua ambizione. Arrivederci. Può darsi che in questo lavoro riesca a trovare se stessa. Ne avrà bisogno nella vita. Mi mancheranno. Mi piace passeggiare con te.
Vorrei che tu mi fossi sempre vicino, sempre. Beatrice che conduce Dante. Che tema stupendo. Peccato che lo scultore l'abbia interpretato male. Dimmi, chi è quell'angelo che dai raggi sacri quasi si riduce in braccia nell'amore? E così lui mi rispose, in quanta bellezza e soavità ne ha avute più lei di quanto nessun angelo abbia mai avuto, e l'amor nostro, vedendo questo, si soddisfa. Hanno assicurato che domani arrivano i nuovi spartiti da Francoforte e da Vienna. Venite verso sera, sono sicuro che li troverete. Questo o è il diavolo oppure è Franz Liszt. Molte grazie, signor Ricordi. Adesso con Cosima appena nata, voi mi capite, sono in una situazione critica. Consideratelo un anticipo, maestro Liszt, e affidate a me l'organizzazione dei concerti. Molte grazie. Adesso eseguirò delle fantasie su un tema che mi dovrete suggerire voi stessi. Che ne pensate della ferrovia? Cosima, piccola mia, bambina mia adorata, come stai? Ciao, amore mio, il tuo papà è tornato. Oh, non piangere. Portate dentro la bambina. Comincia a fare troppo fresco. Tenete. Tesoro. Marie, cara, come stai, amore? Sei di nuovo triste. Tu a Milano stai bene, te ne vai all'opera. La sera ti diverti. Dai dei concerti e mi lasci qui eternamente sola. Sì, do dei concerti, allora. Dobbiamo pur vivere, no? Ti festeggiano, le donne ti fanno la corte. Andiamo, per qualche pettegolezzo.